sul sipario, amici a casa. In questa puntata il personaggio non è uno, ma sono ben tre. Ovvero, ve li presento, Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, detto Mimmo, e Raffaele Ferrante, detto Lello. Chi sono? E ditelo voi, eccoli qua. Ragazzi, buonasera. Benvenuti a Sul Sipario. Allora, io voglio fare una raccomandazione. Allora, qualcuno che mi dice la verità sulla vostra storia e sulla vostra carriera artistica, quindi cercate di agevolarmi. Quindi qualcuno che dica la verità, non noi, quindi possiamo andarcene e sperare che venga qualcuno. Mi metti una Bibbia, faccio la verità, tutta la verità, tutta la verità, non ti preoccupare. Io tra l'altro sto cercando di sbirciare le domande. No, ma non vedo, non riesco a leggere, maledetta vecchia. Ma anche perché qui in effetti ci sono un po' gli anni, infatti io parto proprio dal vostro esordio. Sì. 1995, beh. Cosa vi ricorda quest'anno? Io ero appena nato, non lo so, tu che facevi? Il boom economico. Il boom economico. Io del boom economico ho sentito sulla botta. Questa citazione del sì, grande... amico, 95, vi unite, dai, nasce, sì. Nasce il gruppo, idea. Che addirittura prima, forse non tutti sanno a casa, eravate in quattro, sì. Per poco. Sì, quasi un anno, insomma c'è stata una persona che ci ha accompagnato, Adriano Carelli, che salutiamo, che siamo ancora amici tutt'oggi, che vive tra l'altro dall'altra parte del mondo, sta in America e si occupa di tutt'altro. E sì, era bello, poi c'aveva i capelli, lui c'aveva i capelli. Per tutti, avevamo, Per tutti e quattro, ma anche per tutti e quattro, c'aveva i capelli lunghi fino al sedere. Quindi... Dei capelloni. Io pure mi ricordo che avevate i capelli. Lello nasce senza capelli, cioè proprio è rimasto l'unico, non ha mai cambiato idea, è nato senza capelli, è rimasto tutto bravo. Una persona lucida, una mente lucida. Uno coerente. Allora, ragazzi, cosa ricordate dei vostri esordi? Prima di tutto, dove è avvenuto? Locali, teatro? Dove? Cantine. esatto. Diciamo. Io non ti vedo, però ti sento. Quindi... Il locale era da inventare. Il locale all'epoca era da inventare perché il cabaret, insomma, voglio dire, dopo Massimo Troisi, una ventina d'anni, aveva lasciato un po' un vuoto e, diciamo, non era più, andava di moda, come dire, la musica live, e poi iniziarono a sorgere questi primi gruppetti di teatranti che cercavano di far ridere. L'idea era quella là. Scappati di casa. Scappati di casa. Scappati di casa. No, assolutamente. L'idea era quella di guadagnarsi la 50.000 lire. Benvenuti e bentornati nella nuova saga di Orip, Orap, o nonna da morì. Questa è la conferma che voi siete l'organizzatore del rapimento di mia madre. Forza, fatela uscire! Calcolando l'intrecciarsi degli eventi e moltiplicarsi degli equivoci, qua succede un 48! Allora! Ragazzi, poi arrivano naturalmente le emittenti regionali, trasmissioni di successo come Tele Garibaldi. Che meraviglia. Che anni, che bello, che ricordi. Ricordatemi, ecco, qualche trasmissione, perché poi arriva anche la telenovella Orip Orap o Nonna da morì. Sì, dopo Tele Garibaldi ci fu Avanzi Popolo, in Avanzi Popolo facemmo Orip Orap, poi... Che era una versione veramente minion. E poi l'anno dopo facemmo 30 puntate. Tipo... Proprio una telenovella. Sì. Io ricordo Il Provino. Il Provino per Tele Garibaldi, che fu fatto al Teatro Totò. Uh-huh. E c'erano, insomma, all'epoca il direttore del teatro, Gaetano Liguori, Lino D'Angio, Alan De Luca, e iniziarono a salire sul palco, a alternarsi vari gruppi. Toccò a noi e ci esibimmo con una... canzoncina, che poi veniva interrotta da uno dei tre che diceva: perché tu non stai applaudendo? Noi cercavamo di tracciare, insomma, un pochino la nostra gag, insomma. Che la nostra vita genera, quando se non minacciamo il pubblico non ride. Infatti ricordo che quella prima volta Lino D'Angio e Gaetano Liguori, pure Alan De Luca, rimasero per dire: cacchio, che dobbiamo fare mo, questi qua? Lui è il farmacista Peppa Anguenda. E
Chi è? Buonasera. I drogati, due drogati siete. Che drogati? Già ci capite, non facite, drogati. No, che volete? La pistola, ti dà pistola, No, la pistola, la pistola, la polizia! Non abbiamo, calma, non abbiamo pistola. Che volete? Siamo venuti a comprare... Le siringhe? No, la buca, è stretto. No, così. Fate vedere i bracci. Ma quale braccia? Ma per piacere, polizia! Fagli vedere le braccia, ecco qua. Ecco. Vabbè, non vi fate più alle braccia, vi fate dietro al collo. Ecco, dopo tutte le varie emittenti regionali, quando arriva il nazionale, quindi Mediaset, Rai 2, Colorado, Made in Sud, come avviene il passaggio? Noi abbiamo sfiorato più volte il nazionale, diciamo, quello che conta, perché ci sono stati durante i nostri anni di cabaret, insomma, persi nei meandri napoletani, siamo stati chiamati più volte. La prima volta dovevamo fare una trasmissione con Panariello. E poi Giro Panariello non la facemmo più e Cenentano. Però avete fatto quella con Morandi, poi abbiamo fatto la missione con Morandi, poi che tutti ricordiamo, no? Che ce la ricordiamo tutti, sì, che sì. Io me la ricordo benissimo, emozioni meravigliose. Fummo chiamati anche da Celentano. La Colorado Educational presenta i tre panettieri, i tre moschettieri, i tre moschettieri. Nella Francia di Re Luigi XIII tutti aspiravano a diventare moschettieri, anche D'Artagnan, un giovane sfilatino. Spadaccino! Spadaccino! Athos, Porthos, sono D'Artagnan e voglio diventare uno di voi. Come osate ridere? Vi sfido a duello a tutti e tre. Ci si esprimeva, c'era un certo tipo di linguaggio dato anche dal tempo. Era abbastanza, come dire, dilatato, invece Made in Sud è più attuale, è un qualcosa di oggi, e poi si fa a casa, è stato che è un sogno, che è una cosa incredibile. Tanti anni, quanti anni di Made in Sud? Abbiamo fatto 10 edizioni. Il vostro sketch più famoso a Colorado è quello dei preti? Sì, ricordo che sì. Preti e letture. Sì, vengono. Sì, sono due sketch che portammo in TV nel momento migliore di Colorado, quindi sì, quelli sono tra i più conosciuti. Il centro bo. Va bene. Lascia stare, non si dice. Lascia stare. Ma pure a caso, Ucana, pure, magari. Tutti qua. Preci. Ma si incazza? Che? Vabbè, scusami. Ci sarà un motivo. Perché magari ho un buon profumo. No. Forse ti piace un poco. Cioè, mi piace Ucana? Allora. Allora, veniamo ai vostri tormentoni, perché proprio con i preti mi viene in mente Mimmo, bravo, Mimmo, ma quanti schiaffi hai dato? A chi ne hai dati di più, a Lello o a Francesco? Più a Lello, ma abbiamo cambiato un po' perché... Lello no, perché l'abbiamo ricoverato, due volte, per questo adesso puntano allora su di me. È un po' più Francesco. Ecco, per questo ma mi tu li davi pesanti. Diciamo che erano reali, il giusto direi. Anche calcio, giusto. Invece il povero Francesco con il capoccione, ecco, ma tutte queste idee geniali, sì, da chi nascono? Ma guarda, il capoccione, come dici tu, o capocchione, come dicono a Napoli, è nato dalla mamma di una nostra amica, che prima ancora di iniziare a fare cabaret, ci vedevamo per fare questo teatro amatoriale e poi si mangiava a casa di amici. La mamma è farmi spostare, capucchione, mettete là, oi. Direttamente dal Circo Togni di Napoli, oh capucchione, grande applauso, dai! Cioè, ma fare una presentazione? Dai, tutti insieme! Dai, tutti insieme che cosa? Capucchio! No, mi prego, non cadiamo in questa cosa. L'aiuto, chi non salta capucchione, chi non salta e chi guarda, non salta, il capucchione, oh capucchio, chio, azzarolo, oh capucchione, guarda che capucchione. Io vi devo fare un complimento. Allora, perché? Perché siamo belli. Perché siete belli, perché siete bravissimi, lo sapete che vi modelli, voglio bene. Poi, però, no, ma soprattutto perché sono 27 anni che state insieme artisticamente parlando, e penso che non è semplice, perché essere in due è difficile, essere in tre lo è ancora di più, e alla fine in quattro sarebbe, infatti voi l'avete fatto subito. Ecco, qual è il vostro segreto
per non essere protagonisti e quindi per non staccarvi e per non andare ognuno per la propria strada, ma continuare insieme? Ma noi fondamentalmente non cerchiamo il successo, ma cerchiamo l'amicizia. Bravo, io metterei veramente questa frase impressa. No, pensavo che diceva sempre i soldi. No. Non scherzo, è ricco. Noi nasciamo ricchi. Noi siamo anche facciamo ricchi, per hobby. Da quest'uomo grottesco. Siamo, come dici, formiamo come famiglia. Comunque, più che come gruppo artistico. Quindi... Veramente complimenti, perché non è semplice, poi ognuno con la propria testa, ognuno con le proprie... C'è chi ce l'ha più grande. Allora dobbiamo smettere. Vabbè, allora, il nostro è un matrimonio, va bene? Come tutti i matrimoni, sono alti e bassi. E capocchioni. Arrivano i mostri. Te la devi tenere. Assolutamente, che faccio? Devo dire, un paio d'anni insomma di sofferenza che abbiamo passato a casa, ritornare e vedere il teatro così pieno, è una soddisfazione immensa. Fermi! Chi è? Non mi muovere di ginocchio! Ma ero Steve. Ma voi? Sì, sì. Non ti muovere, ti presto dammi tutti i soldi che hai. Non ce l'ho. No, e ti ne so trovo teatro in casa, tranquillo. Ma che so, non c'ho 50 euro. E 50 euro, e quando ne capo 50 euro? C'hai i soldi al signore, animale. O Gabriele sta faticando. Dammi tutti i soldi, perché sennò ti sparo in testa. In testa? Sì. E allora due o tre colpi, perché non ce la facciamo, eh. Ragazzi, arriva il successo di Gomorroide, che ancora portate in scena, naturalmente. Assolutamente. Perché, anzi, diciamolo, stasera qui al Teatro Troisi ci sono molti dei vostri vecchi sketch e qualcosa anche di nuovo, sì. Vero? Sì. Ci sono dei personaggi nuovi anche, insomma, voglio dire nuovi nel senso di tra gli ultimi che abbiamo portato in TV. Che la gente desiderava vedere, ma più che altro la serata si compone come una vera e propria festa, insomma, un bagno di empatia con il pubblico, perché dovevamo festeggiare i nostri 25 anni d'unione. Due anni fa, proprio nel momento in cui è venuta la pandemia e ci siamo fermati. Dobbiamo festeggiare 27, è arrivata la guerra. Secondo me ci vediamo a 30 anni. Non lo sappiamo, insomma. L'abbiamo detto, poi iniziamo a festeggiare, poi vediamo quando andiamo a festeggiare. Dipende dall'evento. E allora, Gomorroidi come nasce? Certo, sì, una parodia della serie naturalmente famosissima, ma... Come vi viene nasce, anche questo? Nasce in più fasi di Gomorroidi, perché la prima volta che abbiamo approcciato era legata al testo, a Gomorra, al testo di Saviano, e noi volevamo farlo a Colorado. E gli autori si spaventarono di questa cosa, come fate la parodia di un testo così? E allora non ce lo fecero fare. Meglio farlo a Napoli. Non meglio farlo a Napoli, noi non avevamo questa, voglio dire, questo sentore. E da lì... Poi tirammo fuori un teaser di 11 minuti che, tra l'altro, voglio dire, in epoca non sospetta, fece più di 3 milioni di... Non esisteva quasi. Esatto. Era proprio gli arbusti. Veramente andò molto bene. E da lì tirammo fuori, insomma, un'altra variante che è quella che poi è arrivata... Perché poi c'è stato anche il film. La variante... No, c'è stato anche il film. C'è stato prima i personaggi in TV e poi... Sì, è una parola grossa. No. Che ha detto? Dai, ci sta facendo un'imitazione di Edoardo. In realtà parte tutto sempre dalla nostra follia, nel senso che... Io dico che in realtà appartiene tutto all'età. Perché io ricordo che all'inizio, proprio perché tu hai citato gli esordi, all'inizio ci si incontrava per strada perché non avevamo loco e quindi noi ragazzini che si faceva per strada? Eravamo già da galera, che ne so, si festeggiava una birra in più, una birra in meno, una ragazza, una cosa, eccetera, eccetera, e per strada avveniva quella che poi era l'idea, insomma, voglio dire, nasceva lì. Ma oggi tutti visiteremo vivi e morti, sì. Tutti, i morti li facciamo rivivere, i vivi li facciamo rimortere. Non vi accaccate. No, calma, oggi ricordiamo tampone gratis. Vai, tre tamponi, 1.000 lire, vai! E ricordiamo anche che qua siamo in un ospedale, si entra solo per codice. Il codice rosso è per i malati gravi. Il codice verde è per i malati meno gravi. Il codice IBAN è per i malati che non vogliono fare la fila, mannateci sordi a noi. Vai, tre tamponi, 1.000 lire, vai! E che bello tampone che tengo stamattina! Io, signore, guardate il mio tampone!
AstraZeneca, dai, Moderna! Ultimi vaccini, vi pigliate due chiette, vai! AstraZeneca, stramo, dai! Bello vaccino, no? Un vaccino, bello vaccino, bella! Cosa vi piace dei Ditelo Voi? Beh, particolarmente tutti, sono dei comici bravissimi, quindi c'è tutto da vedere, quindi questa sera. A me piace la loro simpatia e il loro modo di, così, di lo spettacolo, che non è mai volgare, però molto divertente, e poi li vedo in televisione, quindi già conoscevo il gruppo. Ma loro personalmente sono delle persone così a modo, divertenti. Cioè, ti fanno passare una serata un po' diversa. Mi piacciono perché comunque sono simpaticissimi e poi le battute sono continue, quindi è un ridere continuamente. Ricorda qualche battuta in particolare dei Ditelo Voi, del trio? Sì, sicuramente più di uno, però ce n'è uno in particolare, diciamo insieme. Sì, sì. Fai schifo. Allora mi presento. Prego. Io sono il vice primario di questo ospedale, io sono il dottor Mellone. Bravo, bravo. Che c'è, cosa ride? Dite i capelli, vi mettete il cognome Mellone. Che c'entra? Quello era mio padre. Tenevo Mellone. Che faceva? Che veniva, me lo tre Mellone, Mellone. Iamo con Mellone fresco stamattina, rinfrescate Mellone. E dottore, penso che sia il caso che mi presenti anch'io. Sì, penso sia il caso. Buonasera a tutti, io sono l'aiuto tirocinante, dottor Capone. Cioè, incredibile. Cioè, voi vi mettete i cognomi in base alla malformazione che avete. Ma che malformazione? È una cava normale. Certo, è una cava normale. Perché è stato normale tutto il tempo. Allora, come si permette? Senta, io mi posso permettere. Ma e perché? Perché sono il secondario. Che cos'è il secondario? Un figlio del primario. Ah. Ah. Creato tutta la lingua che ha sentito a papà. Senta, e come fa a dimostrarci che lei è il figlio del primario? È che sto qui in ospedale e non so fare un cazzo. E ho figlio del primario. Bene, bravo, bisturi, amuchina, 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 amuchina. E quindi io vi ringrazio sempre di essere stati con me. Ah, su il sipario, che deve rimanere sempre su, ragazzi. Sempre su. E quindi, amici a casa, seguite naturalmente Ditelo Voi, facile ormai seguire gli artisti, e andateli a trovare sempre, sempre, anche a mare, sì, anche sì. Con gioia, dove volete, ovunque, saremo lì. Grazie, grazie per essere stati con me. Grazie sul sipario, alla prossima puntata. Bye.